In storia, nella conoscenza storica, che è una scienza, è chiaro che il soprannaturale non può essere chiamato in causa se non in maniera indiretta. Non abbiamo gli strumenti per verificare l'intervento diretto, chi te lo dà? Dice la fede, ma la fede non è una scienza in senso stretto. Però come si fa a negare che tra quello che si intende tra poco è impossibile, impossibile pensare che non ci sia di mezzo lo spirito, perché in una situazione del genere è impossibile uscire. Come si usciva? Che fai? Tutti e due i papi sono convinti di essere quelli autentici, tutti e due, e lo difendono con coscienza profonda, in nome proprio di servizio alla Chiesa. Che si fa? Si sono sì insultati reciprocamente, attraverso un certo momento qui bisogna che andiamo a trovare un modo per uscire. A chi si sono rivolti? Alla più grande università teologica di quel tempo. La teologia di Parigi, dove esistevano i teologi più importanti della Chiesa di quel tempo. Vi nomino due nomi che poi ritornano, due, ma sono tanti, due che sono quelli che vengono citati maggiormente. Gerson, famoso, D'Ailly, famosissimo, grandi teologi del tempo. I quali non da soli, chiaro, parliamo di una impostazione di carattere più ampia possibile, no? Per la vita della Chiesa. Hanno riflettuto, hanno cercato di, hanno detto: guardate, qui abbiamo tre strade per uscire da questa situazione. Due fanno riferimento ai due pretendenti, ai due papi. Una terza che vorremmo non utilizzare, a cui non vorremmo ricorrere, che basterebbero le prime due, una delle prime due. Quale? La prima, hanno suggerito, la più semplice, la più diretta, come dire, la più efficace. Che per il bene della Chiesa tutti e due danno le dimissioni. Più semplice di così. Per il bene della Chiesa diamo tutti e due le dimissioni, se ne farà un terzo che ridà unità a tutta quanta la Chiesa. Era possibile? Certo. Hanno suggerito. Questa sarebbe la migliore. Questa richiedeva naturalmente la consapevolezza, la coscienza del bene della Chiesa in senso più profondo, no? Cioè, donare, pur sentendosi autentico, donare la propria realtà per il bene della Chiesa perché così non si poteva andare avanti. Seconda possibilità, sempre riferita ai due. Se non la sentite dare dimissioni, arrivate a un compromesso. Riunitevi con i vostri cardinali, con i vostri consiglieri, con i vostri, insieme, discutete quanto volete. Fate tutto quello che vi sembra necessario di fare, però dovete arrivare a dirci che avete deciso uno dei due, non tutti e due, uno dei due. Come conclusione di questo compromesso, chiamiamolo così, come volete chiamare, di questo, più che compromesso, forse la parola più precisa, di questa, sì, di questo concorso reciproco, mettiamoci insieme e
e per il bene della Chiesa decidiamo chi dai noi due è meglio che continui. La prima non è stata manco provata, la seconda è stata provata, però a un certo momento non sono partiti per stare insieme e non sono arrivati mai, perché hanno avuto ostacoli, hanno avuto, vi rendete conto, hanno avuto il dubbio che già in partenza si era deciso, in partenza chi doveva fare, e allora si sono tirati indietro tutti e due. Quindi né il primo modo né il secondo. E guardate che questi teologi non volevano Gerson, Giovanni Gerson, aveva sempre rifiutato in precedenza la terza soluzione, perché sapeva che era la più difficile. Non solo la più difficile, ma anche la più complessa, perché avrebbe messo in conflitto e il concilio e il papato, in lizza tra loro. Quindi non avrebbero avuto desiderio di ridursi a questa terza, se non che a un certo momento si sono accorti che non c'era possibilità di altre soluzioni che non ricorrere a un concilio. Per fare che cosa? Ma i papi non si danno per intesi né col primo modo né col secondo modo, e dobbiamo chiamarli al terzo modo. Che deciderà un concilio? Vedremo. Però c'è bisogno di convocare un concilio per decidere. E difatti 13 cardinali delle due obbedienze, di tutte e due le obbedienze, sia quella di Roma sia quella di Avignone, si riunirono a Livorno e presero la decisione di convocare a Pisa per il 25 di marzo del 1409 un concilio generale destinato a superare lo scisma. C'era un rischio grosso nel convocare un concilio. Perché? Perché era sorto già nella Chiesa, dico sorto, non si era ancora esteso e sviluppato, la dottrina conciliaristica. La dottrina conciliaristica secondo la quale Marsilio da Padova, 1324, nel Defensor Pacis, che Giovanni XXII Papa aveva condannato, ha proposto una concezione di Chiesa in senso democratico, contro la gerarchia, contro il papato, e aveva, sto sintetizzando, aveva promosso l'idea che l'autorità nella Chiesa, l'autorità più grande era quella del Concilio, a cui doveva sottoporsi anche il papato, anche il Papa. Quindi il Concilio è l'autorità più grande, più importante, più efficace nella Chiesa, cui tutti dovevano sottoporre la propria obbedienza. Era stata condannata come eretica questa, eh? E si sarebbe fermata con Marsilio da Padova se non fosse stata raccolta da un grande francescano, che era un grande filosofo e un grande teologo, che diede origine addirittura a un grande movimento filosofico-teologico chiamato nominalismo.
Guglielmo di Occam, che praticamente ha ispirato tutta la riflessione filosofica e teologica di cui anche Lutero è erede. Quindi si stava estendendo, si stava sviluppando questa dottrina conciliaristica. Allora capite perché i teologi, il concilio, non avrebbero voluto convocarlo per risolvere questo problema, perché temevano che si infiltrasse al concilio stesso questa dottrina, che non volevano che entrasse. Era eretica questa dottrina, considerata dalla Chiesa già condannata come eretica. Sta di fatto che non c'era nessun altro strumento per... E questo concilio di Pisa viene aperto. Questo concilio di Pisa risponde a una esigenza che il diritto canonico medievale prevedeva. Il diritto canonico medievale prevedeva che il Papa non potesse essere giudicato da nessuno. Non si fa altro che ripetere questo, specialmente dopo l'undicesimo secolo, ancora in modo particolare, no? Dopo che si è sviluppato il primato in quella maniera che abbiamo visto. Però faceva un'eccezione, che è sempre, sempre presente, una eccezione. Ad eccezione del caso che un Papa diventi eretico. Se un Papa diventa eretico, è chiaro che può essere giudicato. Da chi? Contemplava il diritto che i suoi più diretti collaboratori, i cardinali, convocassero un concilio per giudicarlo, se era o no eretico. E nel caso che avessero giudicato che era eretico, dichiaravano la sede vacante. Quindi lo deponevano. Se era eretico, era deposto. Non poteva fare Papa un eretico. Ecco il Concilio di Pisa. Quindi il Concilio di Pisa si presenta come un processo contro due papi che vengono giudicati eretici. Attenti, perché? Perché a quel tempo l'eresia non è come nell'antichità cristiana oppure anche come il periodo nostro. Noi intendiamo in senso specifico l'eresia una deviazione di fede. Eretico è chi devia in qualche cosa della fede. Invece nel Medioevo si è esteso il concetto di eresia anche alla condotta che produce, condotta immorale, specialmente da parte di quelli che dirigono, che produce un danno enorme alla Chiesa, uno scandalo enorme alla Chiesa. Quindi venivano considerati eretici anche coloro che si comportavano in maniera scandalosa. Il Concilio di Pisa, convocato secondo il diritto canonico del Medioevo, per giudicare questi due papi come eretici, dicono, sono due papi che stanno peccando scandalosamente contro la Chiesa, perché né danno le dimissioni né si mettono d'accordo e stanno procurando un danno enorme a tutta la Chiesa. Sono deposti. Chi è che decide questo? Il Concilio di Pisa. È legittimo il Concilio di Pisa? Notate, coloro che pensano che il Papa vero è quello di Roma dicono no, il Papa c'è, quello vero. Non l'ha convocato lui, senti? È stato addirittura deposto da questo
da questo concilio di Pisa, e non lo considerano come concilio valido. Gli studi più recenti dicono: no, no, è validissimo, secondo il diritto medievale che contemplava la clausola dell'eresia del Papa nel senso medievale. E nessuno ha contestato a quel tempo la legittimità di questo concilio, nessuno. E nessuno ha contestato la nuova elezione del Papa, una persona veramente da tutti riconosciuta come valida, che prende il nome di Alessandro V. Il 26 giugno del 1409. Quindi di che cosa sono accusati gli altri due e deposti? Di condotta eretica contro il dogma della unità e della santità della Chiesa, che loro stanno compromettendo. Per questo sono deposti, non sono più papi. La sede è vacante. Ne eleggiamo un altro, Alessandro V. Capite che Alessandro V non sta nell'elenco ufficiale? Perché non sta nell'elenco ufficiale? Se capisci? Perché è di questo concilio di Pisa che non è riconosciuto come nella tesi tradizionale che riconosce soltanto a quello di Roma la validità autentica di essere Papa. Vi ho già detto che il motivo è quello non dell'elezione, ma che dopo la elezione i cardinali indirettamente, se non l'hanno eletto liberamente prima, lo hanno accolto, accettato e proposto, quindi una elezione avvenuta non in conclave, ma poco dopo da parte loro, tutti quanti. C'è ancora qualcuno che la pensa così oggi, e in qualche manuale ci sta ancora sta roba. Nessuno che in quel tempo abbia contestato la validità di Alessandro V. È stato riconosciuto come vero Papa. Peccato che è vissuto poco, troppo poco. È morto poco dopo. Ah, non ce lo voleva. Perché non ce lo voleva? Perché dopo di lui viene eletto un altro di cui sarà fatto un nuovo processo al concilio seguente tra poco. Perché viene accusato di simonia, viene accusato di immoralità. Tra poco sentirete. Che nome piglia questo nuovo Papa, successore di Alessandro V? Giovanni XXIII, che nessuno contesta, è in piena linea con il diritto del tempo. Se non che la sua condotta personale rimette in discussione tutta la problematica. Perché? Perché si chiede a lui subito, appena diventato Papa, e lui non è contrario, si chiede che c'è bisogno per la riforma della Chiesa che non è ancora realizzata in maniera piena, c'è bisogno di un concilio di riforma. Pisa è stato un concilio di unione. Ha risolto il problema dell'unità, ma c'è ancora il problema della riforma e c'è ancora il problema dell'ortodossia, Wycliffe, Hus. C'è bisogno di un nuovo. E insiste moltissimo
Notate che in questo tempo l'imperatore è strettamente legato a tutta questa problematica, perché l'unità della Chiesa è l'unità dell'impero. Ed è proprio Sigismondo che chiede che si convochi un nuovo concilio per realizzare la riforma e anche per risolvere il problema di Hus, che all'imperatore interessa in Boemia, in Moravia, stanno avvenendo cose. E Giovanni XXIII legittimamente decide di convocare questo concilio. Lo convoca nel 1413, per il 1414, dove a Costanza. Si apre il concilio normale. Può essere contestato questo concilio, la legittimità di questo concilio di Costanza, 1414, come non può essere contestato quello di Pisa, non può essere contestato neanche questo. Il Papa legittimo, Giovanni XIII, lo ha convocato col consenso dell'imperatore, col consenso dei vescovi, dei cardinali, e si ritrovano a Costanza. Il concilio si apre. Se non che, dopo un po' di tempo nel concilio, in cui si discutono le altre cose, c'è chi comincia ad accusare il Papa di questi peccati. Ripeto, il più grave è quello di simonia, cioè lo accusano di aver pagato per diventare Papa. E lo accusano anche di condotta personale, non morale. Adesso a noi ci interessa poco se era vero o non era vero, non abbiamo l'interesse adesso di approfondire questo aspetto. Sta di fatto che decisero di sottoporlo a processo, a concilio. Il concilio è aperto, lo ha aperto lui. Nel momento in cui Giovanni XXIII si sente accusato e si sente chiamato in giudizio dal concilio, che fa? Scappa. Si rifugia a Sciaffusa, in incognito. Va via. Perché? Perché pensa che va via lui e il concilio si chiude. E molti, sì, cardinali pensavano che si dovesse chiudere. Chi è che ha fermato tutto? Dico fermato. L'imperatore ha detto: eh no, che facciamo? Li ha fermati tutti, ha detto: pensate, fate quello che volete, ma non chiudete il concilio. Non andate a casa. E hanno riflettuto e hanno discusso e hanno detto: il concilio non si chiude. Hanno cercato di richiamare il Papa, il quale, invece di dare risposta per tornare, per vedere quello era possibile, eccetera, 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 da Sciaffusa, dove non si sentiva tanto protetto, se n'è andato in Austria, dove, a Reichstag, dove era più protetto, quindi è scappato una seconda volta. A questo punto, che hanno fatto del concilio? Hanno deciso di deporlo. No, noi stiamo dicendo queste cose così, non come se fossero le noccioline. È il terzo Papa che viene deposto, Due a Pisa, uno qui a Costanza. E il concilio, attraverso un famosissimo discorso di Gerson, che raccolse tutte le ragioni, eccetera, teologo, e disse: il concilio continua perché è ispirato dallo Spirito per risolvere il problema dell'unità, che non si può più rimandare.
La Santa Sede, la sede apostolica è vacante, che il Papa ha deposto, Giovanni XX. Ne faremo un altro. Ed ecco dove nasce il famosissimo documento del 6 aprile del 1415, famosissimo, perché? Perché viene dichiarato che il Concilio, anche senza Papa, ha tutta l'autorità nella Chiesa, a cui anche il Papa deve sottoporsi. E allora capite che questo documento viene interpretato in senso conciliaristico, che non è vero. Ve lo faccio sentire il documento? Un attimo, 6 aprile 1415. In nome della Santissima e Indivisa Trinità. Veramente non volevo far sentire il discorso di Gerson, ce l'avevo sott'occhio, ma andiamo per le lunghe. In cui non fa altro che fondare questo che poi il Concilio decide. Questo Santo Sinodo di Costanza, che è santo all'ode di Dio Onnipotente, per l'estirpazione del presente scisma, per la realizzazione dell'unione e della riforma nel capo e nelle membra della Chiesa di Dio, ordina, definisce, stabilisce, decreta, dichiara ciò che segue allo scopo di ottenere più facilmente, più sicuramente, più soddisfacentemente, più liberamente l'unione e la riforma della Chiesa di Dio. In primo luogo dichiara che esso, legittimamente riunito nello Spirito Santo, essendo Concilio Generale ed espressione della Chiesa Cattolica Meditante, riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e che chiunque, di qualunque condizione e dignità, compresa quella papale, è tenuto a obbedirle in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma, ricordato, e la riforma generale nel capo e nelle membra della stessa Chiesa. Qui devo fare una parentesi. Quando è stato discusso questo testo, alcuni cardinali hanno detto: no, non accettiamo che ci metti la riforma la fa insieme col Papa, il Concilio, non la fa da solo. L'unione non può farla col Papa che non c'è, bisogna farla anche senza, ma la riforma no. Ed era stato tolto, questa frase era stata tolta, è stata rimessa proprio all'ultimo momento quando Giovanni XX scappa la seconda volta. Quindi questo testo era stato già discusso e approvato. L'unica frase che veniva, io adesso non lo leggo tutto, continuo, ma questo che ho letto è la cosa principale. L'unica frase che alcuni cardinali avevano chiesto di togliere e l'avevano tolta era questa: cioè no, non possiamo pretendere noi del Concilio senza Papa di fare la riforma della Chiesa, lo dobbiamo fare insieme con lui, anche perché si tratta di riforma in capite, oltre che in membris. L'ultimo momento c'è stata messa perché questo capo si comporta in questa maniera, eccetera, eccetera. È un testo conciliaristico, cioè. Chi è che ha discusso questo testo e ha accolto questo testo? Ha voluto dichiarare che il Concilio è superiore al Papa? Non esiste questa mentalità nel Concilio, non c'è. Gli è stato attribuito, perché c'è questa dottrina presente già, ma non è entrata nel Concilio, se non c'è cioè, stato qualche vescovo qua e là, ma il Concilio non ha espresso questa mentalità, ha semplicemente detto che non c'è, non
nessun altro modo, nessun'altra maniera che il concilio per risolvere la situazione concreta dell'unione della Chiesa, cioè del Papa. Quindi la mentalità è di risolvere un problema reale. Non vogliono decidere per sempre la superiorità di un concilio sul papato. Non ce l'hanno in mente. Però gli è stato attribuito, eh? Come se il concilio di Costanza fosse conciliaristico, alla maniera di, anche quello di Pisa. Sono attribuzioni, sono interpretazioni non esatte dal punto di vista storico. E che hanno deciso? Hanno detto dobbiamo rifare il Papa. Il concilio, la legge è vacante. È vacante. Però il Papa, sull'esperienza che abbiamo, riuscirà a fare la riforma della Chiesa? La chiediamo solo a lui? O vogliamo cominciare noi prima di eleggere il Papa? Vogliamo cominciare a fare un po' di riforma? Vogliamo mettere certe condizioni anche al Papa che eleggiamo per la riforma della Chiesa? Perché ormai la riforma della Chiesa, capite, è diventato un coso, è diventato un tabù, non si riesce a farla. E dobbiamo trovare la maniera che venga fuori un Papa che la faccia. E hanno discusso moltissimo. E c'è stato un momento in cui, se non c'era Sigismondo, forse il concilio si sarebbe chiuso. Quale problema? Prima la riforma che dobbiamo fare noi come concilio o prima dobbiamo eleggere il nuovo Papa? Sentite? Hanno trovato un compromesso. Facciamo un po' di riforma, non tutta, e poi nominiamo il Papa, però lo mettiamo in condizione di farla. Hanno preparato 5 documenti di riforma della Chiesa. Non è tutto. Il quinto è rimasto famoso. Il quinto documento che dice, attenti a me, il quinto dice: il prossimo Papa, che adesso leggeremo, convocherà dopo 5 anni un altro concilio ecumenico per la riforma della Chiesa. Dopo 5 anni. Il seguente, dopo 7 anni. E poi dopo, ogni 10 anni il Papa sarà obbligato a riunire un concilio di riforma della Chiesa. Questo è un decreto chiamato il decreto frequenze, se è la prima parola che caratterizza un po' il documento, no? Come l'altro, ex santa, quello che abbiamo detto prima. Le prime due parole, di solito la prima parola caratterizza, ex santa, si parla del concilio, della sua autorità, ex santa. Qui frequenza, come dire, il Papa non può fare di testa sua. La riforma della Chiesa è sempre necessaria e quindi è bene che sia richiamato a convocare un concilio di riforma per sempre ogni 10 anni. Che ci sta sotto? L'intenzione che si garantisca di affrontare il problema della riforma della Chiesa, che è un'esigenza che ci sta sempre. Ogni 10 anni non si può più aspettare, perché in 10 anni avvengono delle cose. Hanno nominato un Papa che ha preso il nome di Martino V, il quale si è attenuto a questo documento. Sì, dopo 5 anni ha convocato un nuovo concilio a Pavia, ma ci si sono trovati così pochi che l'ha trasferito e poi ha dovuto chiuderlo.
troppi pochi. Dopo 7 anni, nel 31, di nuovo applica questo decreto, e anche lì la partecipazione non è stata molto numerosa. Capite perché non è numerosa? Di chi ci sta questa coscienza così profonda generale della riforma? Non la vogliono, molti non la vogliono. Perché non la vogliono? Di questo parleremo l'anno prossimo, Perché la si vuole, perché la si propone continuamente, sembra che la vogliono tutti e nessuno la vuole fare. Lutero sta dentro sta roba, perché nasce qui ed è formato a questa coscienza, di esigenza profonda di riforma della Chiesa. Muore Martino V nel 31, gli succede un altro papa che dice: beh, la partecipazione non c'è, chiudo. Chiudi il concilio, lo chiama in giudizio, gli vuole fare processo, che chiudi? Non chiudi, tu non chiudi. 2 anni sono passati e il Papa ha dovuto cedere, ha dovuto riaprirlo. Eugenio IV, Eugenio IV. Ma sono robe di cui parleremo l'anno prossimo, Vi sto facendo entrare nel XV secolo. Nella riforma del XV secolo, poi vengono i padri del Rinascimento, poi vedremo che succede, eccetera. Che stiamo dicendo? Che il problema dell'unità è risolto. Ed è risolto, ripeto, con la legittimità del diritto canonico del tempo. È legittimo il Concilio di Pisa, 1409, è legittimo il Concilio di Costanza, 1414-1418, il Papa è stato eletto nel 17, nel 18 si chiude il concilio. Ho lasciato una cosa, che nel 15 il Papa di Roma, Gregorio XII, quello di Roma, che fa? Manda un suo delegato a concilio, attendi, a dire così: se voi accettate che io convochi il concilio e lo renda valido, io, che sono il vero Papa, senti, io appena voi dite di sì, io mi dimetto. E al concilio dite: che facciamo? Accogliamo questa richiesta o non accogliamo? Molti dicevano: no, ormai, perché la concilio, ormai, eccetera, ma non c'è bisogno, hanno detto anche Sigismondo: accogliamo, che ci costa? Diciamo di sì, non perché ce l'abbiamo bisogno, diciamo di sì perché dare dimissioni. Anzi, Sigismondo in certo momento ha detto: suggeriamo la stessa cosa a quello di Avignone, magari facesse la stessa cosa. Abbiamo risolto il problema in radice, perché danno dimissioni loro, non sono più ostacolo, anche perché stanno perdendo molto tutti e due, stanno perdendo molto i seguaci, e hanno accolto. Allora quelli che pensano che il vero Papa è quello di Roma dicono: Costanza sì che è valido dal momento in cui è stato considerato valido per l'intervento di quello di Roma. Senti, a parte precedente no, da quel momento sì. Non è questa la coscienza del Concilio. La coscienza del Concilio dice: che ci costa? Non volevano rinnegare quello che avevano fatto fino a quel momento. Hanno detto: ma è opportuno, che ci costa? Se dare dimissioni è una cosa ben fatta, no? È avvenuto, date dimissioni. Quindi Roma non ci sta più. Ci è rimasto quello Avignone, che è duro, non cede, e cederà soltanto quando si vedrà isolato, rimarrà solo.
E dovrà cedere pure lui, anche perché ci sono le spinte forti che vengono dall'imperatore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il problema dell'unità si può dire che è stato risolto. Come? Con il diritto canonico di quel tempo. Si capisce? Sono validi questi concili? Gli studi più recenti dicono che sì, perché non possiamo giudicare ciò che è avvenuto allora con quello che si è sviluppato dopo. Con la coscienza che è venuta dopo. La riforma, un po' la fa, è stata fatta, sarà fatta anche in seguito, vedremo perché, eccetera, naturalmente con le rivoluzioni, perché quelle di Lutero sono una rivoluzione, no? Non è solo una riforma, ne venderà una rivoluzione, e vedremo perché, eccetera, eccetera. Problema della riforma, problema dell'unità, c'è rimasto il problema dell'ortodossia, che a Costanza viene risolto. Come viene risolto il problema dell'ortodossia a Costanza? Era stato già condannato da parecchio tempo, era stato già condannato Wycliffe in Inghilterra. Chi era questo Wycliffe? Era un grande teologo della grande università inglese che faceva testo, il quale ha pubblicato anche, oltre che la predicazione, i suoi seguaci si chiamano i Lollardi, anche opere, sì, opere che naturalmente hanno compromesso molti aspetti della vita strutturale della Chiesa. E attendi, molte cose sono già presenti qui, prima di Lutero, sono già presenti, le riprenderà Lutero, ma già sono presenti qui, in questi autori. In molte cose Lutero non è originale perché prende da un corrente precedente che già esiste, questo di Wycliffe. Durante lo scisma, naturalmente, questa predicazione è stata più libera, è stata più, come dire, più estesa e si è anche sviluppata in altri paesi, oltre che l'Inghilterra, specialmente in Boemia e in Moravia, per opera di Hus, di cui diremo tra poco. Nel 1378 Wycliffe aveva scritto un trattato sulla Chiesa, in cui negava la natura della Chiesa come società visibile. Negava la istituzione della gerarchia e poneva la scrittura come unica norma di fede, prima di Lutero. Lo farà anche Lutero. Così, in seguito, De potestate pape, la potestà del Papa, è una violenta critica del Papa, critica la dottrina del primato. Poi un'altra opera, il Trialogus, dove espone le proprie idee facendo discutere tra loro la verità, la menzogna e la prudenza. Voi capite qual è la verità, qual è la menzogna e la prudenza da parte di Wycliffe, è chiaro, quella che lui predicava. Nega la transustanziazione dell'Eucaristia, la confessione non è necessaria, la potestà dell'ordine, il sacramento dell'ordine. Non viene riconosciuto, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui era stato condannato più volte Wycliffe in Inghilterra, da parte del suo arcivescovo e da parte anche del Papa che... Ma io adesso lo sto citando perché questa c'è stata già la condanna, che viene ripetuta nel Concilio di Costanza, perché Hus, nel XV secolo, la propone, questa stessa dottrina, la raccoglie e la propone in Boemia. Chi è questo Hus? È un prete predicatore, che ha avuto grande importanza nel suo paese. Sì, sacerdote nel 1400, diventa decano della facoltà di filosofia dell'Università di Praga nel 1401 e diventa rettore di questa stessa università nel 1402, quindi una grande personalità, no? Le opere di Wycliffe erano state introdotte in Boemia da un certo Girolamo da Praga.
amico di Hus, ma le idee di Wycliffe maggiormente si erano diffuse in conseguenza del matrimonio della sorella del re di Boemia, la sorella del re di Boemia, Anna, con Riccardo II d'Inghilterra. Quindi le relazioni tra le due università, quella di Oxford, Wycliffe, e quella di Praga, si intendevano. Perché richiamo questo? Perché Hus viene chiamato a concilio a difendere le sue tesi. Naturalmente il concilio garantisce a Hus la libertà di parlare e di tornare a casa. Attenti, garantisce l'imperatore stesso, insieme al concilio, che lo avrebbero lasciato libero comunque. Ha avuto questa garanzia, se no non andava, se no sapeva che non sarebbe tornato. In quel tempo condanna a morte era molto semplice per l'eresia, veniva dato un braccio secolare, tagliava la testa e tutto finiva. Gli era stata garantita. E allora cominciano le interrogazioni a concilio di Hus, e Hus non cede mai, in nessuna maniera, anche quando gli riducono la sua abiura, gliela riducono molto, ma lui dice che non ha intenzione di abiurare perché le sue proposte, le sue idee le sente in sintonia con la scrittura, e queste non gli portavano argomenti di scrittura. Come andarono a finire le cose? 5 luglio, 6 luglio 1415 furono condannati 30 suoi articoli come eretici, e lo stesso giorno fu consegnato a braccio secolare, e lo stesso giorno fu arso vivo. Hus. La medesima sorte, il 30 maggio del 16, il suo amico, compagno Girolamo da Praga, che aveva abiurato prima, poi però ha rinnegato l'abiura. E anche lui ha finito così. Vi faccio sentire. Recentemente è stato fatto un convegno a Roma, all'Università Lateranense, su Hus. Diverse università, sia della Boemia e anche italiane, hanno organizzato un convegno su questo, hanno parlato, eccetera, che vi faccio sentire. Vi faccio sentire quello che il Papa del tempo, Giovanni Paolo II, disse accogliendo gli studiosi che si erano riuniti e avevano fatto le relazioni in questo convegno. Le parole del Papa. L'udienza ai partecipanti al convegno internazionale 15-18 dicembre del 99, in preparazione al 2000, al giubileo del 2000. Sì. Dice il Papa: Hus è una figura memorabile per molte ragioni, ma è soprattutto il suo coraggio morale di fronte alle avversità e alla morte ad averlo reso figura di speciale rilevanza per il popolo ceco, anch'esso duramente provato nel corso dei secoli, eccetera, 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 eccetera. Oggi, alla vigilia del grande giubileo del 2000, sento il dovere di esprimere profondo rammarico per la crudele morte inflitta a Jan Hus e per la conseguente ferita, fonte di conflitti e di divisioni, che fu in tal modo aperta nelle menti e nei cuori del popolo boemo, che non accettò mai questa morte.
Già durante la mia prima visita a Praga, 21 aprile 1990, espressi la speranza che passi decisivi potessero essere compiuti sul cammino della riconciliazione e della vera unità in Cristo. Le ferite dei secoli passati devono essere curate mediante un nuovo sguardo prospettico e l'instaurazione di rapporti completamente rinnovati. Di cruciale importanza è, in questa prospettiva, lo sforzo che gli studiosi possono sviluppare per raggiungere una comprensione più profonda e completa della verità storica. La fede, ha concluso il Papa, non ha nulla da temere dall'impegno, dalla ricerca storica. È avvenuto questo? Che succede? Siamo in troppi a parlare. Non ha nulla da temere dall'impegno della ricerca storica, dal momento che anche la ricerca è, in ultima analisi, protesa verso la verità che ha in Dio la sua fonte. Pertanto, rendo ora grazie al Padre nostro Celeste per il vostro lavoro che giunge al suo termine alla stessa maniera con cui vi ho incoraggiato quando l'avete iniziato. E con questo viene anche la domanda con cui noi concludiamo il corso. La conoscenza storica scientifica, la conoscenza storica autentica, compromette la fede, la fa perdere o la rafforza? Perché per tanto tempo si è pensato che non era necessario, perché la fede nella conoscenza storica poteva essere, come dire, compromessa. Io sono convintissimo, ma proprio convinto, perché? Perché io l'ho vissuto, lo avevo. La conoscenza storica reale è la conoscenza della verità, quella umanamente raggiungibile, chiaro, dell'opera di Dio sulla terra, dell'opera dello Spirito Santo. Come si fa a pensare che nel Concilio di Pisa e nel Concilio di Costanza non c'era lo Spirito Santo? Dice, non lo puoi dimostrare, ma certo non lo puoi dimostrare, perché non si dimostra. Non c'è uno strumento per dimostrarlo, il soprannaturale. Ma è chiaro che la fede lo chiama, lo riconosce. In tutte queste traversie, senza lo Spirito, dove andava a finire la Chiesa? Per aria. Come ci sono andati molti imperi, molti regni, per aria. Allora capite il proverbio, ma non ci sono riusciti neanche i papi, non ci sono riusciti neanche i papi, possiamo dire così, non ci sono riusciti i papi a mandare per aria, non ci sono riusciti, per opera di chi? Per opera di colui che lo ha garantito. Voi sì, sì, potete, ma. E qua si può dire che il papato ci ha provato. Attenti, dico il papato, che ha avuto da Gesù Cristo il carisma dell'unità della Chiesa, di garantirla, il carisma. E quindi, se non c'è riuscito il papato, figuriamoci se possono riuscire altri. La fede si rafforza nella conoscenza storica. Perché? Perché nella conoscenza storica emerge l'opera di Dio attraverso il suo Spirito, nonostante tutto.